Ragazzi, ben trovati da Andrea Incremantuno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi reazione al Nintendo Direct dopo oltre 500 giorni che manca. A dire il vero non mi aspetto nulla perché ciò di cui parleranno nel Nintendo Direct hanno detto che sono per la maggior parte cose che si sa già usciranno a marzo-aprile e cose che sono già uscite, quindi aggiornamenti o DLC o cose del genere, quindi va bene così. Ma c'è sempre il one more thing alla fine del direct, quindi incrociamo le dita. Si Peggy 18. parte, già Peggy 18. Wow, alla grande. A meno che non è generale. Xenoblade? Cominciamo così? Un altro DLC di Xenoblade potrebbe essere, il 2 però. Che poi dovrebbe anche uscire il Chronicle, il primo. Non è. No. Aspetta. Questo qui ha perso Pyra. Non è che ha fatto. Sorry, Ha Rex. fatto che è andato in Smash. I couldn't tell you. Because No. Non I dirmi got an che invitation to join è in. Siete scemi. Cioè, mi aspettavo il DLC, un altro DLC di Xenoblade 2, invece no. Sakurai è fissato con gli spadaccini. Sinceramente non mi interessa molto che ci sia un altro spadaccino. Però, vabbè, Shulk già c'era in Smash, quindi. Oh, Minasan, osashimuri pacioccone. desu. Nintendo Direct no annai yako tsutomemasu, Takahashi desu. Ne è passato di tempo, beh, tanto. Mou sukoshi dake Ah, quindi il omatachi kudasai. personaggio per Smash esce a marzo. Koko Vabbè, kara wa non c'è un problema. deadline La wo goran kudasai. prima parte dei titoli per Nintendo Switch. Fall Guys. Ah, ok, sì. Oddio, Fall Guys già non se ne parla più a dire il vero. Però. Se è free to play, lo scaricano tutti. Estate. Allora devono assolutamente metterlo gratis, se no non se lo prende nessuno. Allora, Famicom Detective Club mi ricorda molto lo stile di Phoenix Wright, nonostante questi siano usciti prima, dato che sono per i Famicom. Però potrebbe piacermi. Cos'è ora? Un altro gioco sull'era Sangok? Musou, ovviamente. A meno che non fanno la caponata di farlo strategico. E sarebbe quasi meglio. Nobunaga Oda. Ogni volta lo rappresentano in maniera diversa. Mitsuhide Akechi. Proprio doppiato in maniera anime. Samurai Warriors 5. 5 ne hanno fatti? Ah, mi ero perso il primo. Sinceramente i Musou non fanno tanto per me. Beh, Legend of Mana. Io mi ricordo di questo, ma su un'altra piattaforma. Legend of Mana è uno di quei giochi che ti devi prendere il tempo per apprezzarlo. Oh, attenzione. Monster Hunter? Sì. Capcom, allora sì. Ah, perché poi fra poco esce. Non ho mai provato un Monster Hunter e Rise potrebbe essere un titolo buono per entrare, anche se farei prima con quello per 3DS. Però non lo so. Quello per 3DS ho visto qualcosina, ma non mi sa di vero Monster Hunter. Non so se mi spiego. Oh, diamo un'occhiata a questo allora, dai, vediamo qualcosa di nuovo. Ovvio. Devo dire la verità. Ho provato un Mario Golf una volta e mi fece molto schifo. Il tennis è molto più divertente. E credo che il tennis migliore per Mario sia Power Tennis per Game Boy Advance. E a quanto pare bisogna fare anche a gara in questo gioco per arrivare prima alla pallina. Perché?
A questo punto preferirei un Mario Sports Mix. Almeno c'è più giochi in uno. Abbiamo anche qui una modalità storia, ma c'era anche in Power Tennis ed era fantastica, era fatta bene. Era divertente, ha una rigiocabilità enorme, sia in singolo che in doppio, era bellissimo. Non l'hanno mai rifatto un Mario come quello, Mario Tennis intendo, eh. Quello che hanno fatto l'ultima volta. Cosa? Travis Touchdown affronta degli assassini alieni. È il terzo, sì. Superhero ranking tournament to decide Earth's fate. As the crass beam katana wielding assassin. No, Mario Bros 3, era ora che lo annunciassero. Annunciassero per bene. Già nella chat ovviamente si legge direct deludente, dov'è Pokémon? Perché ovviamente il 25esimo anniversario, no, proprio fanno vedere qui Pokémon a caso. Ma davvero è successo sto gioco? Cioè, se è successo, ok, sono contento per gli sviluppatori, ma... Cioè, nel senso, davvero va tanto di moda? Battle Royale? Mitopia? Mitopia? Mitopia su Switch? Yeah! Raga, si fa. La cosa che potrebbe fermarmi sarebbe il prezzo, che probabilmente salirà a 60 euro e non 40 come per 3DS sicuramente. Ok, vabbè, questo già si sapeva, già era... Attenzione, adesso c'è qualcosa. Ok, sì, abbiamo visto il debutto di Bowser's Fury, che tra l'altro bello e funziona. E praticamente un altro gioco. Adesso vorrei mostrarvi un altro gioco. Un nuovo Mario in 2D. No. È Bravely. No. No, 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 no. Octopath Traveler. Vi prego, ditemi che se non è proprio Octopath un continuo, un sequel o un simil gioco. Ok, sì, è lui. Ha solo un nome diverso. E ovviamente tutto quanto un gioco diverso, ma... Bene. Perfetto. RPG tattico? No. Non lo so, i tattici non è che mi piacciono molto. Tipo... Ho giocato alcuni tattici... L'unico tattico che sono riuscito a portare a termine è uno per Game Boy Advance, Advance War, mi pare che si chiamasse Advance War. Nel 2022, vabbè, per carità, magari poi si rivela una mina assurda, ma il fatto che sia uno strategico mi lascia un po' dubbioso. Ma perché sono io che non riesco a sopportare troppo gli strategici? Cosa? From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series comes a fight for your life. Oh! Roba tra da Danganronpa e Zero Escape? Ah, un altro Virtuous Last Reward? World's End Club. Ah, interesting. Oh, però è un po' di sale e pepe ci sta. Allora, tutti quanti Ninja Gaiden. Ma un Tenchu farebbe schifo?
Altra roba su Age of Calamity? Vabbè, non mi è interessato neanche minimamente, quindi... Oh, un altro paio di titoli. こんにちは。ゼルダの伝説シリーズプロデューサーの青沼です。私の顔を見て、お、やっとゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編の新情報があるのか、皆さんも多いと思われますが、ちょっとスカンマーだ。申し訳ありません。開発は順調に進んでいますので、今年中には新たな情報をお届けできると思います。まあ、quindi申しばらくお待ちいただけたらと思います。Però皆さんにお待ちいただく中、 Va a finire il primo, o il Link to the Past, che sarebbe ora. Skyward Sword? Così? Va benissimo, era ora. Anche se a Zelda mi aspetterei un Direct dedicato, visto che è il 35esimo, Uno dei titoli meno apprezzati di Zelda che in realtà andrebbe giocato, visto che è il primo in teoria. Mi aspetto già i Toxic che diranno: è un porting, non è un gioco nuovo. Vivo ancora da mia madre. Comunque sì, abbiamo un altro annuncio, Erano altri due annunci, questo è il primo. Cavoli, quanto vorrei comprarli. Giusto la collezione, dipende quanto costano. Se costano standard, perfetto. Quasi. Si divertirà a esplorare le origini di The Legend of Zelda. In teoria, Skyward Sword è il primissimo Zelda nella timeline. 16 luglio. Vabbè. No, però Shin Megami Tensei ancora dovevano... Non l'hanno fatto vedere per niente? Cosa? Non è che lo fanno vedere mo' alla fine. Spero non sia Shin Megami Tensei, ma qualcos'altro. Splatoon? Bah. Non è che sono tanto della quale, Ho giocato il primo... Va a finire che poi tutta quanta sta cosa è una super cazzola per un altro gioco. Ma la Torre Eiffel! Cosa? Ritmo lentissimo per dire Splatoon 3, ok? C'era bisogno? Magari non fanno neanche vedere nulla, ecco, mi sembrava. Cioè, per carità, non me ne può fregare di meno, Ho giocato il primo, non mi ha lasciato molto. Carino, per il tempo che dura, ma... Sia online che offline. Vabbè. La cosa peggiore è la gente che in chat scrive che voleva Pokémon. Certo, roviniamoci l'anniversario. O gente che voleva altro, però non sanno neanche loro cosa. Fa schifo, volevo altro. Va bene, però non si sa cosa. Complimenti chat, vi dimostrate ancora dei bimbi minchia. Ma un one more thing proprio così buttato lì, tanto per... Voto oggettivo un 8 pieno. Però se dovessi dare un voto per parere personale, perché ci sono giochi che non mi interessano, un 6 e mezzo. Ci sono tre giochi che mi interessano qui dentro, tutto quanto il Direct, quindi... Bah... Però ragazzi, non posso dire proprio pessimo, anzi, per fortuna che c'è stato, e buono così. Il passo è stato veloce, non è stato noioso, ci sta insomma. L'unica cosa che davvero mi interesserebbe prendere, a parte i giochi, sono i Joy-Con. Quindi ragazzi, insomma, Direct ci sta. L'unica bomba che davvero mi... L'unica cosa che davvero mi ha fatto rimanere a bocca aperta per poi deludermi è stato Project Triangle, quello che è. Ad ogni modo, raga, per questo video è tutto. Ci vediamo col prossimo.